concluso nel dicembre scorso, con una conferenza alla Casina Valadier di Roma, il progetto Gemaisa, una piattaforma innovativa per lo sviluppo di genere. All'evento sono intervenuti il direttore dell'agenzia Laura Frigenti, Luca Maestripieri, vice direttore della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del MEICI, e il direttore del SIAM di Bari, Cosimo La Cirignola. Il programma, finanziato dalla Cooperazione Italiana per un importo di 870.000 euro e realizzato dal SIAM di Bari, si colloca nel quadro delle attività già avviate in passato per la valorizzazione del ruolo delle donne nelle iniziative di sviluppo rurale e sicurezza alimentare nell'area sud del bacino del Mediterraneo. In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, l'iniziativa ha realizzato in tre paesi target, Egitto, Libano e Tunisia, esperienze pilota di promozione del ruolo delle donne in programmi di sviluppo rurale. Un processo che favorirà anche la capacità di gender mainstreaming delle istituzioni partner di sviluppo. Gemaisa è coordinato da un comitato tecnico-scientifico di esperti internazionali, propone un approccio specifico all'empowerment delle donne e ha sviluppato strumenti metodologici sia per migliorare le relazioni di genere nei diversi contesti sociali, sia per monitorare e misurare il loro impatto. Dando voce alle donne nei contesti rurali, questo programma ha fatto emergere le loro aspirazioni, conoscenze ed esperienze, aumentando la presa di coscienza del proprio valore attraverso l'accesso ai processi decisionali che riguardano le donne nel contesto familiare, sociale e politico. Il dialogo tra i quattro paesi, Italia inclusa, ha evidenziato le differenze nei singoli contesti, ma anche la definizione di un linguaggio comune sulle questioni dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment delle donne da parte delle istituzioni partner. Un dialogo che si è rafforzato anche a livello nazionale tra le istituzioni centrali e le autorità territoriali competenti e con l'apporto di attori della società civile. Le tre iniziative pilota si realizzano nelle aree target di El Fayoum in Egitto, Shouf in Libano e Medenin in Tunisia e costituiscono un'esperienza per alcuni aspetti sperimentali ed innovativa per la dimensione regionale sui tre paesi. È in programmazione una seconda fase dell'iniziativa che si estenderà ad altri paesi.